Ben trovati con le notizie di sport di ETG Marche in questa edizione che apriamo parlando di basket e l'impresa per il secondo anno consecutivo della VL Pesaro che all'ultima giornata conquista la salvezza. Una salvezza arrivata nella serata della sconfitta più dolce perché Pesaro è stata battuta a Sassari ma contemporaneamente però Cremona ha battuto Capo d'Orlando e dunque la sconfitta dell'Orlandina ha dato il via libera alla conquista della permanenza ancora in Serie A. Partiamo intanto dalla partita e dal KO largo nel punteggio tra Sassari e Vuelle. Dopo tre sconfitte consecutive interne torna al successo il Banco che piega 112 a 81 la Vuelle, sale a 30 punti in classifica ma non accede ai playoff scudetto. Tredicesimo stop nelle ultime 14 trasferte per Pesaro che rimane a quota 16 in graduatoria ma può festeggiare la salvezza visto il KO della Betaland a Cremona. Molto positiva la partenza di Polonara e Benfort e più 14 dopo 7 minuti per i padroni di casa. 28 a 14 al decimo. Gli isolani viaggiano con il 68% dal campo contro il 39% dei marchigiani e allungano grazie al solito Benfort, Ventello già alla pausa e a Stipcevic. Più 25 al quindicesimo, 57 a 36 all'intervallo. Nella ripresa Polonara allarga ulteriormente la forbice, più 26, 87 a 60 al trentesimo. Nella quarta frazione ancora Stipcevic e Planinic aumentano l'attivo del Banco di Sardegna, più 35 al 38esimo. Pesaro è costretta a dissare bandiera bianca, ma ciò che più conta conserva la massima divisione professionistica. 25 su 33 da 2, più 10 al rimbalzo e 28 assist per la Dinamo, contro il 18 su 35 degli avversari, 22 con 5 su 8 da oltre l'arco e 10 assistenze per Benfort, 18 con 8 su 10 al tiro per Planinic, 15 per Stipcevic, 10 più 13 palloni catturati per Jones. Dall'altro lato 19 e 8 falli subiti per Brown, 18 e 5 assist per Clark, 17 per Mika. Le dichiarazioni post gara, chiaramente soddisfatto del raggiungimento di un risultato importante per la VL Pesaro e coach Galli che era in corsa, subentrato, anche se lo era già da prima, il vice di Leca, ma proprio subentrato a Spiro Leca. Era la terza partita in 10 giorni, con molti problemi nel roster, perché a Milano eravamo senza Mica, le ultime due senza Bertone, chiaro che le rotazioni erano limitate e stasera non avevamo energia. In più direi che la qualità di Sassari stasera si è evidenziata, ha giocato una pallacanestro di alto livello, tirando sempre con percentuali eccellenti e dentro l'area spesso mettendoci in difficoltà. Per quello che riguarda noi direi che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario, di impensabile fino a un mese fa, e invece grazie al loro impegno siamo riusciti a compiere un'impresa che pochi ci davano per possibile, e sono stati bravissimi. Secondo me questa è una grande impresa, io posso pensare solo questo, perché essere così in difficoltà e saper vincere a Milano, saper vincere con Venezia nel giro di una settimana senza due giocatori stranieri non era impresa da poco, e siamo riusciti a farlo. Siamo arrivati qua purtroppo svuotati di energie sia fisiche che mentali, però con questo devo dare grande merito a Sassari che ha giocato una pallacanestro di alta qualità. Queste le parole dunque di coach Galli, la soddisfazione della VL per la salvezza in Serie 1 di basket. Passiamo ora al volley perché la Lube è partita per Kazan in vista della Final Four di Champions League sabato e domenica 12 e 13 maggio. Per l'occasione la Lube informa anche che all'Aerosole Forum sarà allestito un maxi schermo che servirà per consentire a tutti i tifosi biancorossi di seguire i match di questa Final Four. Ingresso chiaramente gratuito. Sabato la semifinale tra Cucine Lube, Civitanova e Zaxa inizierà alle ore 15. Domenica di nuovo in campo alle 18 nell'eventuale finale per il primo posto, come tutti si auspicano in casa Lube, oppure alle 15 in caso di terzo posto. Da mezz'ora prima delle gare in poi sarà possibile, informa una nota della Lube, accedere all'Eurosole Forum per seguire appunto insieme la partita. Chiudiamo parlando di calcio e di una news che riguarda l'Assemblea del Tese, perché ormai la società e Armin Bacinovic sono separati in casa
a causa insomma delle polemiche che ci sono state e succedute da Patron Fedeli alla risposta di Vacinovic stesso, e nei prossimi giorni è previsto a tal proposito un incontro tra Donato Di Crampli, agente dello sloveno, e il Patron Fedeli per mettere la parola fine al rapporto, perché l'intenzione è quella di andare verso la rescissione contrattuale anticipata, nel senso che Vacinovic non terminerà nemmeno la stagione tra le fila dei marchigiani. Samb che è attesa a partire dal prossimo 20 di maggio dall'ingresso nel tabellone dei playoff di Serie C, ma lo farà appunto senza il suo centrocampista sloveno. Noi siamo in chiusura, è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che come di consueto le news le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.